il rapporto con la malattia è un rapporto molto difficile, molto complicato, è una malattia cronica e quindi richiede un cambiamento in generale della propria vita. E in questo lo psicologo ci deve e ci dà un supporto fondamentale. Uno psicologo al fianco dei dializzati, ma anche di tutti gli altri con patologie croniche, per prendersi così cura del paziente a 360 gradi. Questa l'iniziativa messa in piedi nel reparto di nefrologia dell'ospedale San Donato di Arezzo, nata da un'idea di un paziente che ormai da 15 anni convive con una patologia nefrologica. Diciamo, un supporto psicologico in un reparto come quello dialisico è fondamentale, non solo per i dialisici, ma per pazienti che soffrono di nefropatie e nefropatie importanti. E io vorrei che fondamentalmente una figura in questa maniera ci fosse in maniera stabile. Innanzitutto la paura più grande è accettare la nuova realtà, ovvero comunque un organo che non svolge più la sua funzione. Inoltre è importante comunque anche in vista di un trapianto la paura che non possa andare bene, la paura di un rigetto e anche il senso di colpa. Magari devo, tra virgolette, sperare che qualcuno purtroppo mi possa dare comunque l'organo che devo sostituire. Quindi ci sono varie paure, però l'importante è appunto adattarsi alla nuova realtà, perché se io mi adatto mi ricreo, se invece io sopravvivo mi rassegno. Un'esperienza resa possibile dalla disponibilità del gruppo Clown Dottori della Misericordia di Arezzo, riuniti nell'associazione La Valigia dei Sorrisi. Siamo e crediamo vivamente che ridere è una cosa seria. Noi cerchiamo sempre di giocare con la parte sana del paziente, diciamo così. Quindi tutti i nostri interventi che noi andiamo a fare nei vari reparti, comunque non parliamo mai della malattia o del problema che hanno. Anche perché queste persone che in certi ambienti possono avere anche delle difficoltà, anche psicologiche, sarebbe inutile insistere a parlare della propria malattia. Quindi noi cerchiamo di strappare un sorriso proprio così.